La parola al sindaco di Catania, il senatore Raffaele Stancanelli. Grazie. Ringrazio il presidente della regione e gli organizzatori che mi hanno voluto invitare da sindaco di Catania a questo vostro importante convegno. Lo faccio con estremo piacere perché ritengo sia importante in un momento difficile della vita politica regionale e nazionale essere in condizioni di avere dei punti fermi anche in relazione all'attività amministrativa che un sindaco svolge per la propria città. E lo dico con assoluta serenità in un momento in cui appunto tante difficoltà e tanti sbandamenti ci sono stati nella politica regionale, perché proprio a Catania siamo riusciti, sapendo che l'attività amministrativa è un'attività che deve svolgersi essenzialmente nell'interesse della comunità e della collettività, a Catania sono riuscito e siamo riusciti a tenere la barra dritta e a evitare che le difficoltà, per eufemismo le chiamo difficoltà, potessero avere ricadute negative sulla nostra città. E se qualche risultato lo abbiamo raggiunto, e qualche risultato lo abbiamo raggiunto, e forse più di qualcuno, lo dobbiamo a questa volontà ferrea, a questa determinazione di non tenere conto delle sirene o di quant'altro possa ostacolare il percorso amministrativo di una città. Vedete, se a Catania siamo riusciti in 3 anni, è da 3 anni che sono sindaco di Catania, eletto da una coalizione di cui fa a pieno titolo parte il Movimento per l'Autonomia, che ringrazio per la lealtà con cui mi ha sostenuto fino ad ora e mi auguro mi voglio continuare a sostenere. Se qualche risultato lo abbiamo ottenuto è perché abbiamo avuto il coraggio, la capacità, la determinazione, la passione di andare sino in fondo ed evitare che ci fossero altre strade che sicuramente non sarebbero state utili per il percorso amministrativo di Catania. Se abbiamo risanato questa città lo dobbiamo a questa capacità, a questa determinazione. Se abbiamo eliminato il baratro del fallimento e del dissesto lo dobbiamo a questo. Se oggi a Catania si può programmare e siamo riusciti a lavorare in termini di programmazione urbanistica dopo anni e anni di abbandono, lo dobbiamo a questo. Se oggi a Catania riusciamo a programmare cose che negli anni 90, i cosiddetti anni 90 della primavera catanese, erano solo chiacchiere, ma noi siamo riusciti invece a farle diventare cose concrete, possiamo fare l'elenco delle cose realizzate, già realizzate, lo dobbiamo a questa determinazione e a questa passione, a questa capacità di tenere assieme una coalizione. Ecco, tutto questo lo devo dire in una assemblea che va al di là della presenza cittadina, ma che coinvolge sicuramente anche la nostra città, la nostra Catania. Allora il sindaco di Catania, invitato a questa vostra convention, non può non essere qui presente, non darvi il saluto e il benvenuto. Devo dire che ho visto quasi fosse una notizia i fotografi e i giornalisti avvicinarsi a me, al presidente della regione, quando eravamo assieme e siamo stati fotografati. Non è una notizia questa, lo voglio dire con molta chiarezza. Sarebbe stata una notizia 48 anni fa, quando abbiamo iniziato a studiare assieme ai Salesiani. Da 48 anni questa non è una notizia, lo voglio dire a tutti coloro i quali forse domani diranno il presidente della regione, il sindaco di Catania assieme. È da 48 anni che ci conosciamo, è da 48 anni che lavoriamo per questa nostra città anche su posizioni differenti. Ci siamo ritrovati in un momento in cui Catania aveva grandi difficoltà e dal 2008 porto avanti e portiamo avanti questo lavoro difficile,
difficilissimo ma appassionante, e questo lavoro che ci dà la soddisfazione di risolvere i problemi della città senza dover fare i conti con la politica con la P maiuscola, quindi non è una notizia, la notizia invece è che continuiamo in questo lavoro per la città. Ecco perché vi ringrazio per l'invito, ecco perché mi auguro che da questa vostra assemblea escano delle direttive precise che siano in difesa del territorio. Ve lo dico da esponente del PDL, noi abbiamo interesse a che ci sia un movimento che non guardi in un modo anziché in un altro, ma che valorizzi il territorio, e io sono convinto che su questa strada anche il mio partito avrà l'occasione di incontrarsi con quanti vogliono lavorare per Catania e per la nostra Sicilia. Benvenuti a coloro i quali vengono da fuori Catania, auguri di buon lavoro e mi auguro che questo vostro lavoro sia foriero di frutti positivi per la nostra Sicilia. Auguri e buon lavoro. Grazie, grazie signor Sindaco.